Adesso tocca a Raffaella. Allora, Raffaella, sei segretaria provinciale, funzione pubblica CGIL. A te vorremmo chiedere che ci parlassi del tema delle nuove schede ospedaliere, se vuoi anche dire proprio ai non addetti cosa si intende per schede ospedaliere. E poi vorremmo chiederti di parlarci del depotenziamento dell'ospedale, collegandoci anche a quello che ha detto Elisa, e, dal punto di vista dei servizi e anche del personale. Anche perché qua sono un po' provocatoria, ma quest'estate sui giornali abbiamo letto, è passata un po' l'idea, no? Che i medici volessero abbandonare Campo San Piero. Allora vogliamo chiederti questo tema. Grazie infinite e intanto complimenti alla precisione con cui è stata costruita questa serata. Grazie, bravi ragazzi, mi orgoglio. Ecco. Dunque, prospettive per la sanità, uno sguardo sui prossimi anni. L'applicazione delle schede ospedaliere, le schede ospedaliere sono l'atto programmatorio che la Regione fa ogni 4 anni, 5, e in questo caso servono a descrivere come sarà la sanità nei prossimi 4-5 anni. Mi è stato chiesto di vedere questo, adesso proviamo a dare uno sguardo a cosa succederà. Prima di parlare delle schede ospedaliere vorrei ricordare che la sanità è l'insieme dei servizi, noi parliamo sempre di ospedale, non siamo preoccupati che ci chiudano gli ospedali, è vero, è un dramma, ma è solo un pezzo del dramma della sanità. L'altro pezzo della sanità, come l'altro pezzo della spesa della medicina, è tutta la parte territoriale dei servizi sociali. È l'altra metà della medaglia che usiamo tutti i giorni, che fa parte della nostra vita e che si sta frantumando in egual misura, ma in maniera più nascosta, meno evidente. E invito a tutti a pensare da questo punto di vista, perché invece dietro la sanità territoriale esistono tanti servizi che sono fondamentali per le persone. Quindi se noi vogliamo immaginare il nostro futuro, dobbiamo guardare a cosa si costruisce o si demolisce nel presidio, ma anche nel territorio. Allora, che come sempre resta la ciliegia, questo l'ho già detto. Allora, primo punto, di differenza rispetto all'altra volta che Katia vi ha citato tutta la storia, sta che mentre l'altra volta le schede ospedaliere sono state fatte, portavano con sé una serie di concetti che in parte non sono stati accettati, c'è stato un lungo dibattito se applicarli o no, vediamo la storia della chirurgia, della cardiologia. La storia della cardiologia proviene già dalle schede precedenti, però non è mai andata in porto. Quindi, perché lì non c'è stato un piano attuativo, un cronoprogramma deciso dalla Regione. La Regione invece in questo momento si sta comportando in maniera diversa rispetto a 4 anni fa, dove lasciava anche un pezzo di costruzione anche alla politica, diciamo, ai territori. Un direttore generale aveva un margine di discrezionalità e quindi tutta una serie di dibattiti, compreso quello più duro sulla pediatria, no? E sulla, tra Campo San Piero e Cittadella, per esempio quello sulla cardiologia ha tenuto e la Regione non è intervenuta perché l'attuazione fosse compiuta. Diciamo che questa volta invece loro hanno chiesto e preteso un cronoprogramma di realizzazione delle schede che terminerà entro il 2020. Allora, tenete bene in mente la data del 2020, ricordatela. Si decidono 3 step temporali di come applicare entro il 2020 le nuove schede.
Allora, l'attivazione immediata di tutto ciò che non comporta particolari tagli o ristrutturazioni, che ne so, l'aggiunta di un posto letto di qua piuttosto che il taglio di un posto letto dell'ufficistica, insomma, piccole cose che praticamente non comportano enormi variazioni del sistema e che quindi si stanno attuando già in questo momento. Un'attivazione intermedia entro il giugno 2020 e un'attivazione finale entro il 31/12/2020. Allora, la Regione ha dato una priorità in cui c'entra poco l'ospedale, ma è una priorità, diciamo così, grande che poi vedrete la data, la messa lo stesso al 2020, però è uno dei più grossi processi ed è quello della chiusura di tutte le lungodegenze, quella di Campo San Piero come quella di Cittadella come quella di Montagnana, e la trasformazione di questi reparti in ospedali di comunità e URT. E la Regione dà proprio questa definizione: naturale trasformazione delle attuali lungodegenze in risposta ai crescenti bisogni assistenziali, in particolare della popolazione anziana, che secondo la mia non riesce più a stare a casa, no? Cioè, che dovrebbe essere dimessa in maniera molto veloce dai reparti, diciamo, specialistici come la geriatria, e che però non riescono ad arrivare a casa perché il loro stato di salute non permette ancora una capacità di cura dei parenti in pratica. In realtà, secondo me, per quello che stiamo vedendo, perché qui non ne abbiamo tante, però a Montagnana io le sto seguendo, non mi pare proprio così. Resta una parte della popolazione che ha dei bisogni specifici per lunghissimi periodi e che, tu voglia o no, queste persone non riescono a stare a casa, e in realtà finché non vanno in casa di riposo o restano a carico degli ospedali, e anche i loro bisogni assistenziali, e in questo c'è la differenza, non sono mai così pochi. Questo è quello, l'elemento che mi preoccupa a me. Mi fermo per continuare un attimo, perché cosa è previsto l'URT e l'ospedale di comunità rispetto alla lungodegenza ha il personale che è di tipo diverso. Quindi la lungodegenza è fatta, diciamo, più per dare assistenza molto intensa. Quindi ha un tot numero di infermieri, ha molti OSS, però il rapporto OSS-infermieri è sinceramente abbastanza calibrato, cioè gli infermieri hanno una grande parte, quindi il controllo sulla persona e anche il numero di medici è di tipo ospedaliero. Okay. Mentre l'ospedale di comunità e l'URT diventano reparti intanto del territorio, non appartengono più all'area del presidio ospedaliero, ma passano all'area territoriale, e come tali vengono concepiti in realtà con l'assistente sociale, con tutta una serie di figure che poi intermediano rispetto ai bisogni e dovrebbero riuscire poi a collegarsi di più col territorio, quindi con la casa, diciamo. Questo è il concetto. Quello che ci fa un po' paura è che in realtà lì andranno soggetti, se lì, perché non resteranno più negli ospedali posti lunghi, dove uno può stare un lungo tempo, no? La geriatria deve avere un tempo molto limitato, la malattia intensa, viene stabilizzato il paziente e poi deve uscire da lì, perché la geriatria deve vedere tante persone tutte molto velocemente. Se in questi posti di comunità vanno persone stabilizzate che hanno poco bisogno di intensità di cura, va tutto bene. Se invece ci passano persone che hanno ancora alto bisogno di intensità di cura, allora lì le cose, insomma, diventeranno critiche. Ecco,
questo è sicuramente il mio dubbio. E quindi da questo punto di vista bisognerà vigilare. E quindi io vi faccio, diciamo, entro quando questo processo? Entro il 31/12/2020. E poi continuiamo a ricordarcela questa data. Passiamo invece ad altre aree che sono aree prettamente ospedaliere. La medicina, l'area medica passa da 122 posti letto a 126 posti letto. Allora dite, beh, meglio, no? Aumenta, quindi... Allora, la cardiologia, sembra che non gli succeda niente, no? Perde 3 posti letto, però sono quelli specializzati, sono quelli della terapia intensiva. E quindi questa cosa avverrà entro il 2020, quindi questa volta mettono una data sulla terapia intensiva cardiologica. Lasciano la parte di elettrofisiologia, che è storicamente un fiore all'occhiello. Peccato che tra le varie cose il primario che fa elettrofisiologia ha preso il posto a Cittadella. Quindi la cosa più ridicola di tutta questa operazione è che il primario alla fine è andato a Cittadella, l'elettrofisiologia è rimasta a Campo San Piero. Io non lo so, fate voi due conti, ecco. Dentro la rianimazione saranno previsti, secondo le schede ospedaliere, dei posti con, diciamo, ad uso di cardiologia, per terapia intensiva cardiologica. Però il sistema di adesso, se voi lo vedete a Campo San Piero, è tutto fatto insieme. C'è la terapia intensiva, c'è il reparto vicino, c'è l'ambulatorio cardiologico, quindi un medico è molto efficiente, va in cardiologia, va in ambulatorio, riguarda il paziente, va a fare l'intervento. Quei pochi cardiologi che ci sono in questo momento sono messi in una struttura per essere molto efficaci e molto funzionali. Quest'altra struttura qui invece ha dei pezzi, allora il primario che fa elettrofisiologia a Cittadella. I posti letto di terapia intensiva in rianimazione non sappiamo ancora dove la mettono, il reparto di cardiologia non si sa più dove andrà, quindi insomma qui se volete immaginarvi il futuro, noi lo vediamo sicuramente un po' scomposto rispetto adesso. Ecco, io mi fermo con il commento così. In medicina generale ci sarà un adeguamento del reparto, in cui ci saranno 4 posti letto in più e altri posti letto della medicina, perché avevate visto 122 e 126, vanno nelle psichiatrie. Poi sulle psichiatrie facciamo un discorso a parte. Area chirurgica. Allora, anche qua sarebbe bello, sì. Forse è vero, non so come dirlo, però mi viene solo questo messaggio qua. Perché? A me, però mi sa che in parte sono tagliate queste slide. Dunque, perché? La chirurgia generale passa da 16 a meno 12 posti letto, adesso vado a memoria perché qua non c'è proprio tutto. In realtà, vedete, è un falso, vanno nella Wing Surgery, qua la slide è tagliata, non so cosa ti è successo, ma vabbè, me la vedo appunto. Questo non è importante. La maxillofacciale non esiste, ok? Quindi la devono rifare, sempre entro il 2020, e vediamo se la rifanno, se la fanno. E la chirurgia vascolare, anche questa la devono fare, quindi la neurochirurgia, anche questa la devono rifare, mentre i tagli, voi non lo vedete qua, ma c'è il taglio in urologia, tra il taglio della chirurgia e il taglio dell'urologia mi pare che siano almeno 12-14 posti letto. Allora, i 12-14 posti letto tagliati saranno veri, ok? Mentre la battuta qual è? Questi qui, i maxillofacciali, questi se li fanno perché trovano i medici che vengono bene, e se no sono posti letto fantasma, capito?
E questo è il vero problema, che questa specializzazione è un po' una promessa, eccolo qua, comparso. È un po' una promessa, capito? Ed è una scommessa. Allora, io immagino, se fossi un cittadino, direi: tu mi hai fatto una cosa, mi hai detto da vent'anni una cosa, beh, adesso la voglio. Minimo che la voglio, no? Se hai fatto una proclamazione. Non importa, non davanti lo stesso, non ti preoccupare. Il concetto dell'immaginarci il nostro futuro sta proprio qui, tra promesse e grandi spazi di avanzamento. Dimmi. Come nei telefilm, c'è una 500L blu da spostare, che è davanti a un passo operaio o qualcosa del genere. Se torniamo un po' su, se c'è un po'. Eccolo là. Ok, perfetto, fatele così, guarda, così sicuro. A loro non tanto, ma io. Ecco, l'ortopedia, come vedete, si vede poco, ma si vede. La grande ortopedia è già in fase di declino, di riduzione. E l'urologia, questi 10 posti letto non sono proprio 10, perché tra urologia e chirurgia una parte va nel day week e quella è una trasformazione normale. La vera scommessa è, in realtà ce la farà questo ospedale di Campo San Piero di essere così attrattivo da trarre qui pediatri, chirurghi vascolari, radiologi. Ecco, queste slide le ho preparate una settimana fa e sono già invecchiate, dopo vi dico perché. Area materno infantile, qua ci ho messo un sacco di punti di domanda, però insomma voi ci avete già risposto, avete raccontato benissimo come è andata questa vicenda e come vedete è riprevista patologia neonatale, prevista terapia intensiva, tutto bello, se verranno i medici a lavorare, se la, no? Ecco, quindi siamo tutti con grandi sé. E devo dire che l'essere diventati un ULS provinciale ha sicuramente lanciato un'ombra, ok? C'è la grande difficoltà, il governo di questa grande, io lo definisco, ci sono due definizioni della ULS provinciale, la balena schiacciata o il grande impero, ma tutte e due rendono l'idea della grande difficoltà di questa enorme struttura molto difficile da governare. E dentro questa grande difficoltà di governo, la classe medica essere o dare servizi diventa ogni giorno più difficile. Pensate cosa mi è successo in 2 giorni con la storia del gruppo. Qualcuno di voi è andato a prendersi i risultati ultimamente? C'è riuscito? No. Ecco, questo fa parte di una modalità di gestire i processi praticamente che una volta non ci saremmo mai permessi. Perché? Perché una volta tra chi comandava e chi nella catena della costruzione di questa grande macchina produttiva, tra chi comandava e chi eseguiva, c'era sicuramente un dialogo avanti e indietro. Dialogo che in qualche modo è interrotto, è molto più difficile. In questo non dialogo io ti dico: guarda che magari questa roba non funziona e tu non ci credi. Una volta il senso anche di rispetto tra le professioni era sicuramente diverso e permetteva che alcune cose non succedevano, no? Ecco, adesso in questa grande macchina quello che fa, come era, una volta dicevano, quello che fa il cuore non capisce, non sa quello che fa la testa, no? I pezzi, ogni pezzo va un po' per conto suo e questo è il grande dramma che noi in questo momento stiamo vivendo. Le strutture intermedie sono quelle che vi avevo accennato prima e sono nuove,
12 posti letto di ospedale di comunità. Dove sarà l'ospedale di comunità? In ospedale. Dove sarà l'ULT? In ospedale. Però il SUCA o sarà nel territorio? Ancora qua abbiamo poche dislocazioni temporali. La lungodegenza, come avete capito, verrà. Deciso. Allora, vi ricordo, vi ho messo questa scheda perché queste schede ospedaliere quando erano apparse per Campo San Piero non le avevamo poi giudicate male, perché dopo una lunga battaglia che voi avevate fatto, qui era ricomparsi tutti i posti letto che prima erano stati nella prima edizione delle schede ospedaliere, erano comunque spariti. Sono ricomparsi 40, e quindi 14 posti letto di psichiatria che erano stati tagliati. L'attività della chirurgia della mano, che è una delle seconde, mi raccontano, chirurgie della mano della regione, e che era sparita, adesso è riapparsa. La radiologia interventistica è stata reinserita, e sulla radiologia mi fermo perché, vedete, qua sono stata troppo buona e questa l'ho fatta una settimana fa. Allora, da una parte abbiamo la radiologia interventistica, dall'altra non abbiamo più i radiologi. Per cui abbiamo a 20 giorni fa, poi domani qualcuno mi smentirà per i giornali, però c'erano 3.000 galleggiamenti. Cosa sono i galleggiamenti? Sono prenotazioni che la gente va a farsi, non gli trovano un posto, vero? Eccole là, i 3.000 galleggiamenti. Qualcuno galleggia anche qua, che voi andate a chiedere, non vi trovano un posto, e poi quelli vi dicono: vabbè, ma noi vi richiamiamo. Abbiamo una serie di servizi in tilt che stanno cercando di richiamare tutti man mano che si trovano i posti, ma mica a Campo San Piero, perché i radiologi non ci sono. Quindi rimanderanno a Stregonia, rimanderanno nelle strutture private. Allora, man mano che noi andiamo verso, e qui andiamo al nocciolo delle questioni, man mano che noi dentro questi processi andiamo in difficoltà, e quindi siamo più incapaci di dare prestazioni, man mano queste prestazioni vengono spostate verso il privato accreditato. Questo è un lento e inesorabile processo che sta avvenendo sotto gli occhi di tutti. Quindi vi ho messo alcune questioni, io vi lancio le questioni, cioè il futuro è un insieme di punti di domanda che purtroppo vi lascio, ecco. La questione delle deleghe l'ho lasciata come punto di domanda perché fa parte di tutta questa parte di sanità mezza nascosta ma importantissima, la presa in carico delle, perché tutti poi devono pensare alla sanità anche in questi termini. Perché anche? Perché siamo in grossa difficoltà. Man mano che il sistema si degrada, e noi facciamo più fatica a fare questi lavori qua, per esempio la tutela, no? I centri di unidisa, perché non c'è personale? Perché nel continuo tagli che stanno facendo la sanità, nel continuo rallentamento, prima per assumere un infermiere ci mettevano 2 mesi, cioè adesso ci vogliono 3-4 mesi. Pensate che gli OS non li riusciamo più ad assumere da quest'estate perché è stato fatto un unico concorso regionale. L'unico concorso regionale gli hanno fatto un ricorso, per cui non abbiamo più assunto gli OS. E quindi non abbiamo difficoltà ad assumere gli assistenti sociali, gli psicologi. Man mano che noi caliamo di personale, praticamente cominciamo a avere sempre meno servizi anche nel territorio. Questo non succede solo nell'ospedale, ma per tutte quelle cose che vi ho fatto vedere. Rimangono quindi sulla carenza del personale, che vi ho spiegato come si sta creando in maniera molto subdola, o perché si litiga e se ne vanno,
no? O perché non vengono sostituiti. La questione pediatria, ma l'abbiamo in qualche modo affrontata, dei pronti soccorsi, perché sui pronti soccorsi si riversa sempre tanta tensione, è molto difficile continuare a lavorare in quelle condizioni, è molto difficile trovare personale che ci va a lavorare, compresi i medici. Questione dell'esternalizzazione dei servizi e della sostituzione del personale anche afferente ai servizi sociali. Vi lascio, cosa facciamo noi? Noi facciamo articoli di giornale, parliamo con la gente, passiamo il nostro tempo a chiedere che ci diano le sostituzioni, trattiamo tutte queste riorganizzazioni ogni giorno, anche attraverso i giornali. Vi lascio con la conclusione: la sanità pubblica è un bene comune, tra i più importanti, e per questo va sostenuta, va difesa, anche attraverso il sostegno alla battaglia del sindacato sugli organici. È attraverso la carenza degli organici che loro stanno smantellando piano piano la pubblica. Cioè loro non chiudono, semplicemente non c'è il personale, perché attraverso la riduzione degli organici, ecco, questa è la conclusione, ma anche il compito di noi tutti per domani. Grazie.